cross the line and you can't decide why you're doing this and you should have known better. Your eyes and dress, what you cannot get, it's a game of choice and you soon forget when you came away and you should have known better. You should have known much better, could have known much better. Too much, it's too much, cause it would be so much better if you just walked away. Sorry to say, but I know that you are thinking. Now you're in the mood, when you cross the room you're living proof that you're bound to lose and you should've known better. You should've known much better, could've known much better. Too much, it's too much, cause it would be so much better if you just walked away. Sorry to say, but I know that you are thinking that I'm better than you. I know it's true. Come state, come state, come state? Buongiornissimo caffè a tutti, buongiorno Carla, buongiorno Revolver, buongiorno a tutti, tutti, tutti. Godiamoci un po' di musica, giusto per caricarci un po' stamane e poi a bomba in live con giochi. Senti come grida! Let's go.
abbassiamo il countdown alle ore 11. Da 8 a 3 minuti. Preparatevi. 3 minuti? 3 minuti buoni? 3 minuti di Arrasa Home. E diglielo! Segna Revo, segna! Dai. Come sale. È arrivata? Buongiorno. Questo era l'ultimo pezzo di oggi e decisamente possiamo mandare la sigla. Buongiorno cara, buongiorno Alan, buongiorno Revolver. E adesso mi discordio. 3, 2, 1. Ah la la, culo. Film, non ho più spazio nell'MP3, lo vuoi capire? Devi mettere canzoni brutte, non belle, perché ci altrimenti quelle poi me le salvo. Ci voglio provare, ma non ci riesco. Va bene, come state?
Beh, noi in realtà è un'ora e mezza che ci sentiamo, però facciamo finta che ci siamo appena visti e sentiti. Questo gli altri non devono saperlo. No, questo non devono saperlo per niente. Regoliamo un po' l'audio music, ma penso vada bene. Penso di sì. Ok. Ciao Alan, comunque. Ciao Carla. Allora, l'idea sarebbe di fare un po' di PUBG e in caso del finale un po' di Overwatch. Che dite? Se ci rimane del tempo. Okidoki. Sì. Questa voce soave di chi era? Okidoki. Ciao, sono Ligo e parlo sottovoce oggi. Ok, allora, io appiccio PUBG che... Però purtroppo con PUBG non possiamo tenere la musica di sottofondo, come sapete. Quindi... Sì, ci accontenteremo un po'. Volendo potremmo fare il contrario. No, partiamo con PUBG, va? Grazie, allora... Mi devi un attimo il tempo di andare da me, devo andare a prendere altre pennette USB e ci sono. Allora, facciamo così, okay. Perché sennò... Va bene. Nessun problema. Mi dispiace. Cosa succede, Voodoo? Il lag. Ma non siete in partita, vero? No, io no. Stiamo facendo YOLO, quindi okay. Almeno da cominciare subito. Allora, abbasso un po' il volume. Purtroppo tutto, perché se no non posso altabbare, è un casino. Mamma mia. Il lunedì è veramente difficile, ma stamattina un po' di più del solito. Sarà che nel weekend ho avuto matrimoni, dopo matrimoni, prematrimoni. Ne la faccio più. Beh, adesso però non è la prospettiva di un altro matrimonio all'orizzonte, quindi puoi stare tranquillo. È vero, è verissimo e sono povero! Ma chi te le dà queste soluzioni? Cioè, vabbè, quello è un effetto collaterale, ma ci sono, dai. No, ma sono povero più per una questione che lo sono sempre stato, ma ora me ne rendo conto ancora di più. Ma grazie alle vostre donazioni, questo non ave... No, scherzo. Deio! Allora. Ah, già, è inutile che... Cioè, comunque dovevo mettere il gioco, e se non è segnato altabare, devo altabare. Quindi grazie, player anno, perché sei un gioco fatto molto bene. Grazie. Davvero. PUBG è morto. Ho appena altabato ed è esploso tutto. Io mi dimentico sempre di questa circostanza, però... Ci possiamo godere questa musica degli Avengers in totale armonia. Sento già Tony Stark che si sta togliendo l'armatura per andare al cesso. Ma come cazzo va a cagare Tony Stark? C'ha il buco, cioè apre la sportella. C'ha il buco. Beh dai, ha un'armatura iper tecnologica, figurati se non ha pensato a quello. Non è così precisa la cosa, cioè, ok, avrà pensato a quello. E dove finiscono le sue... cose. Vabbè, magari non mentre ha l'armatura, cioè, mentre non è in servizio, spero, non lo so. Allora, una cosa è certa, quando il crimine chiama, prima devi fare la cacca. Se no, questo è vero. Se no, un casino totale. Perciò mangia bene. Secondo me Tony Stark è vegano. Secondo me Tony Stark... No, è peggio, se è vegano mangia le fibre e caga di più. Eh sì. Allora questa è una cosa che dobbiamo chiedere a lui. Secondo me lui va a pillole proprio. Proprio così. L'armatura va a pillole. Come stai, Alan? Sai che casino quando ogni tanto si sbaglia e per l'armatura gli dà il Viagra? Sì. L'armatura cresce di 3 centimetri in più. Esatto. Bene. So che probabilmente ti aspettavi stamattina Overwatch, però ho detto vabbè, per spezzare un po' con Overwatch iniziamo con PUBG, che c'è anche Revolver, che a giorni ci lascerà Revolver, non lo vedremo mai più. Quindi sarà, sì, questa sarà è una cosa che non ho mai detto a nessuno, ma... Giorno, avverrà quel giorno in cui saremo tutti tristi. Sì, cioè, purtroppo sta per succedere un qualcosa di veramente brutto. Ho mangiato la parmigiana di zucchine di nonna. Ah! Ed è solo questione di tempo prima che succeda. Quindi questione di fazzoletti. Tanti. L'ho realizzato alla fine. Il comandante della nave sei tu. No, ma io non sono un comandante della nave. Io sono un coglione. Non finiva così, ma non trovavo nessun lieto fine in tutto ciò. Quello non può essere comandato nella nave. Guarda Schettino. Ecco, esatto.
Cioè, boom, headshot. Guardate quanto più BG mi stia dando soddisfazioni. Fammi capire, no? Connettiti a che cosa? Al tuo server fatto di patate e strutto? Waiting for response, ma tua madre è response, ok? Parecchio, credo. Signora, la mamma di PUBG come si chiama? Player unknown. Player unknown, mamma. La signorissima player unknown. La signora PUBG. Dai, ma è possibile? Dai, devo fare alt F4, veramente. Mi guarda lì come se la prende con... No, no, se lo fai adesso, secondo me... Perfetto, una partita, un razzo nucleare dall'America. È a no di Tekken, è vero. Si è verificato un errore durante player no, ma si è verificato un errore quando l'ho comprato. No, non dire così che mi torna in mente Tekken Tag 2 e mi viene la depressione perché non posso più giocarlo. Oh, ma se Wolfenstein lo facessi uno di queste mattine, così Carla vede il gioco che gli mi ha regalato. Giustissimo. Sì. Giusterrimo. Ok, allora Giustino. Lo faremo una di queste mattine. Dai, su. Chico, io studio. Ma che studia fa? Che studia fa? Naspi! Oh, ce l'abbiamo fatta. Ciao, Naspino! Ok. Seriamente? Sì. Bastava quello? Sì, bastava quello. Bello, quindi già fatto bellissimo. Allora, per una questione di ormai è proprio standard, faccio una partita in solo, così vediamo come gira PUBG, perché PUBG, ricordate, gira sempre diverso a ogni live, e quindi prima una partita in solo, se funziona male e non dobbiamo arrabbiarci, perciò cambiamo gioco. In questo momento cerca di convincere se stesso, non gli altri. Server che stanno in Congo. Ma sì, probabilmente sì, perché veramente cioè, è bastato altabbare per far tornare tutto lindo e pulito. Vabbè. Come stai, Naspino? Stai a studiare? Fai come Naspi, non studiare, appunto. Come ho detto. Tanto bevo, perché dopo 2 giorni di... acqua mancata, perché c'è stato più alcol che acqua in questi giorni. Devo devo bere. Ora io vado a cazzo. arrivo. Ciao Doc. Sembravo Porky Pig. Ciao a tutti. Eccolo. Ah, io vi ricordo che ci sono i nuovi suoni di Kuma. Chi non ne approfitta adesso è un pezzettino di fango. Così l'abbiamo unite tutti e due gli insulti. Finché hai detto suoni nessuno li cacava. Poi hai detto Kuma e lì... Kuma, oh mio Dio, gente che si è desiderata. Triggered. Esatto. Gente che si è alzata e iniziata a scivolare perché... Ho messo le tette spinte perché per te è Kuma e anche quelle vere. Ma do che bella la clip in descrizione quando film era ancora OP su Tekken. Io sono ancora OP su Tekken. Entrato dentro, più o meno. Entrato dentro. Tanto se sentite. Vai. Se sentite in sottofondo c'è Voodoo e. Aspetta, cambio di scena. E Ligo che stanno finendo la loro partita, che doveva essere YOLO. Teoricamente. E ne abbiamo fatto un'altra nel frattempo. Ma no, ma dai! Tu non dovevi fartela da solo intanto. Ho capito! Ma così ci si incasina. Ah no, stiamo zitti. Adesso tanto finisce. Allora, tanto che sono da solo. Tanto poi ditemi come gira tutto. Poi oggi pomeriggio. Oggi pomeriggio forse non faccio live. Inizio i miei esercizi settimanali. E vorrei cominciarli dal lunedì. Così almeno il martedì posso far live e via dicendo. Settimanali. Sì, settimanali che poi saranno di un giorno, no, scherzo. Chissà cosa avrà voluto dire. Allora, al momento mi gira bene. E quindi questo non è una cosa certa, ma... per ora... Sto leggendo i nuovi suoni, io già immagino cosa. Ah già, è vero che tu non li hai ancora visti. Guarda, io direi... Allora, io so già di che cosa si tratta, però la mando lo stesso. Questo. Vai, io ho già capito quale metodo. Buongiorno!
È poesia, ragazzi, è poesia. È pura poesia. Io intanto, visto che c'era gente, me la sto vigliaccando. Scusate. Ma non so se mi conviene andare lì. No. Non mi conviene per niente. Andiamo di là. Pum, ormai l'ha detto al suono. Sì, è il nostro tecnico del suono, più o meno. Non lo è realmente, lo sono io. Lui è la mia marionetta che muovo con i miei fili e lo rendo importante e famoso. E poi io ci faccio i soldi grazie a lui. E lui non guadagnerà mai grazie a me. Insomma, da questo avete capito che film è un pappone. Abbiamo ora descritto l'Italia. Questo è il marketing normale. Non fare che cosa. E glielo doc! Vaffanculo, sì, non ho trovato niente. Mannaggia, ho trovato una molotov. Diglielo, doc. Ecco, il vaffanculo è bellissimo in live. Credo che... Merda! Mi ha lasciato la molotov. Devo trovare qualcosa. Infatti stavo giusto per dire questo, entra e ti fa il manso da dietro. Va bene, cos'era quell'azione? La disperazione più totale. Dai, ma non c'era quando sono arrivato. Boh, allora, Chuck 2. Tanto devono ancora finirla, porca Allora. Era già lì quel cadavere quando sono arrivato. Ma abbiamo... Phil, se parli di noi l'abbiamo già finita. Eh? Ah. Va bene, ne faccio un'altra ormai, comincia. Sì, sì. Tanto in realtà i test seri non è che li abbiamo proprio fatti, è durato 36 secondi. Non è che... Ma perché? Ecco, il ma perché di Kumo è bellissimo, anche perché lui non voleva fare il suono in quel momento lì, lo ha estrapolato da un suo vocale. E non posso dire cosa si diceva in quel vocale lì, ma... Erano belle parole per belle persone. Un trucco di queste mie parolacce, facciamo un ma perché? Che da fuori ha detto ma lo prendo. Scusi, sì, ma il mio falegname con 30.000 lire la faceva meglio. Perché HTTP 30.000 lire? Adesso ci clicco sopra, mi apre un virus che fa partire un razzo dalla Corea per KnickHT. Corea. No, comunque 30.000 lire come fa ad apparirsi come collega? No, aspetta, perché forse aspetta. Cioè, perché forse c'è il punto. Io in questo momento mi sento come a Capodanno con i mini ciccioli che ti sparano nelle orecchie per di 6 mani. Ma tu sai che partita di merda di poco fa. Da una parte è sceso un tizio, dall'altra parte c'era già ed era nero e l'ho visto nell'oscurità perché... merda. E allora non il era il capezzolo di Nobita Burst. Questo è un altro dei miei suoni preferiti, ma io vi sfido a usare il suono pa pa pa, che per quanto mi riguarda potrebbe essere il nuovo suono spam dopo il Jurassic Puma, secondo me, eh. Beats per Carla. Film per il sociale, vuoi aiutare un amico, un conoscente o magari un parente? Va bene. Regala una juggle, non ti costa nulla. Pensa a chi non ne ha nessuna. Una juggle ti scalda il cuore e avvicina gli animi. Fai la differenza. Droppa una juggle. Una juggle? Lo legge benissimo, brava Carla. Ha letto juggle. Bellissimo tutto ciò, è tutto così poetico. Allora, c'è qualche stronzo che mi deve rovinare la partita ancora? Perché io non so più dove andare. Teoricamente da solo duro più di 30 secondi. Questa? No, che palle! Aspetta, di là. Dai, ma siete ovunque! Ma le lasciate le case! Andate a Pucinchi! Madonna! Guarda, mamma, senza braccia. Mi sa che Pucinchi è vuota, tra l'altro, adesso. E adesso vado io a Pucinchi. Vado io a Pucinchi, perché sono tutte... facciamo un po' di camminata simulator. Guarda, non posso andare... Non posso né scendere né salire. Ecco il papà papà. Ba 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 la ba 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 ba. Finita? Sì, finita. Perché a un certo punto non ce la faceva più col fiato, allora si è fermato. Ba 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 ba.
Kuma, 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 volemo se bene, Kuma. Sei già sono morti, come? Di infarto, perché soffrivano di vertigini durante il lancio nell'aereo. Sono morti durante la caduta, probabilmente. Guarda che culo, guarda che culo. Adesso no, col cavolo, il culo, me li trovo tutti dietro. Lascia stare. Non c'è nulla. Wow. Wow. Il caricatore hai perdonato. Ok, gli lancio il caricatore in testa, vedi come muoiono come stronzi. Allora. Ecco, vedi già adesso. Puoi spaventarli con la fumogena se vuoi. Figa, fumo ce l'hai? Sì, te la lancio addosso. Figa, passami del fumo in testa. Allora. Scusa. Ok, ce la possiamo farcela, eh. Sento già spari a... Non lo so, perché in realtà non è così... Il feedback acustico non è così azzeccato. Almeno non lo sento così azzeccato. Allora, di là c'è la prigione. È la prigione, no? Che cazzo è? La scuola, no? Cos'è? Non mi ricordo. Ah, ma qui siamo... A scuola! Ah, e allora si va nelle casupole dove troverò un sacco di gente e morirò. Si vola, 130. Mi sa che la prossima saremo tutti insieme, perché... Ma no, comunque, non dura più di 30 secondi da solo? Su quanti secondi sono passati? Di più di 36, eh. Anche questo è vero. Ok. Tension, please. Ma la peggio, li lancio la fumogena e faccio come Naruto. Mi tolgo dai coglioni in un minuto. Scusate. Boom, bitch! Merda, si sparano. Allora, entro. Ho scelto la casa sbagliata, esco. Piano piano. Sentivo troppa gente. Vabbè, ho capito, me ne vado, vi lascio qui tranquilli. Vado in quella casa laggiù. Adesso mi sparano da dietro. È stata bellissima la scena. Tipo il nonno Simpson quando entra nel bordello. Ok. Allora, vediamo qua cosa c'è di bello. Una sega sicuro, ma potrebbe servirci. Li acceco. Poi ci è arrivato. Allora. Poco casino che non sento. Ok, passato. Ok. Hai visto che non andare alla scuola mi è servito più o meno. Coprifiamma. Coprifiamma. Vabbè. AK! AK! E la prendo. La metto al... Guarda, chi se ne frega del pompa. Chi c'è... Che cosa... Ah, però no... Merda. Ma come? Allora, togli il calibro. Quante munizioni per la K lì vicino? Infatti cioè... non ho zaini, ma martacci mia. Mulla, butta giù. Esatto. Corre, corre. Batman, Batman. Ora mi piacciono gli uomini. Allora, vediamo se c'è uno zainetto. Corre, corre. Ah, lo zaino! Sono contento perché c'è lo zaino che... Fa per me? Fa per me! E corre su più BG. E non c'è una rima con più BG. Para pa 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 para. Ok. No, va bene. Benvenuti al Jurassic. Eccolo. Ci mancava. Ah, già che fa contare qua sui razzi. Come fischiano, senti come fischiano. Tedeschi! C'è stata una scena con i tedeschi bruttissima. Ancora se la sogna. La scena lì. Non rinuncio a dimenticare. Vediamo dove andare. Va intanto. Andiamo a Rosok. Andiamo qua. Ok. E vediamo se troviamo un'auto per andarcene a fare un dupu.
Doku, che è un... Sì, una località vicino a Alberobello. Sì, no, 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 è orientale. Doku, no. Dove ci va, Ndogatso va. Che... cazzo fai? Tutto adesso. Esatto. Ok, guarda, 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 ecco la firma di Ndoku. È sul muro. Benvenuti a Ndoku. Benvenuti a Ndoku. Il posto benvenuti dove ti ci manda chiunque e nessuno ci va mai. Infatti è un bel posto, c'hanno delle, c'è una buona vista. Sì, è una ridente cittadina, infatti gli ride Ndoku. Scusate. Era bellissimo. Questa no, film. No? Non mi piaceva. Decisamente no. Non mi piaceva. Questo non smorzare, non smorzare la mia Can't Fans Fan. Daryl. Ma non me ne frega sei cazzo. Ok. Ci piglio qua il mirino. Hai visto che alla fine gira che ti rigira, sto andando a trovare cose. Allora, si era incastrato. Sto andando a trovare cose belle. Dica, mo ho messo in spalla. Ok. Madonna, sai l'infarto? Sai l'infarto? Disinstallavo tutto e giocavo a Overwatch. Overwatch, disinstallavo neanche più PUBG. Disinstallavo Overwatch, però lo giocavo. Un Vector, lo prendiamo? No. Ma perché sì, sto prendendo le 45? Non mi interessano. Se proprio vuoi morire. Perché se il 45 sarà un per il Vector. Ma infatti vedi non che le vuoi, vedi che sotto lo vuoi il Vector? No, no. Ma io in realtà non vedo questa discriminazione contro il Vector, però mi fa cacare. No, è solo che è inutile, cioè oddio, è molto più mobdabile del Tommygun, però comunque è inutile. Fa poco danno, ha pochi proiettili. Che micro lag. Che micro lag. Ok. Io corro, corro. Batman, Batman, però... Pa 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 pa. Dai, facciamo Hitman veramente adesso. Mi serve la camicia con la cravatta. Siamo a posto. Scusate se ogni tanto mi scorgo, ma... 762, va bene. Caricatore esteso, nope. Madonna, ma che culo sto avendo, scusatemi, infatti non c'è più posto. Potete capire, la gioia che Fime si sposa. Oltre 15 anni che fa business. Di solito Sassuolo lo mette Guido. Dove è finito Guido? Guido, ricordiamo che ha avuto un problema con la sua aspetta. Io ho visto qualcosa muoversi laggiù, eh. Siamo morti! Porco puttano! Cioè, GG, cheat. Dai! Ah, ok, laggiù, non alle case, ok. Io ho capito, che quando ho detto laggiù, ho capito, verso la foresta, ho detto, minchia che occhio che aveva. Infatti... E invece no, gli ho detto... OP. Invece no, si è rimboscato. Doc. Ma non mi sono sposato, però. No, però in quattro mi hanno detto, adesso tocca a te. Ma con tutte le coppie che vedi, no, attorno a me, c'erano 86 coppie, a me. Me lo devi dire, adesso mi sposo io. Ok, dai, venite, venite. Venite. Possiamo? Potete, potete. Ho fatto cacare, potete. Permesso, se può. Buongiorno. Che partita del merda. In francese. Ma perché l'ho visto, però non ho visto se lui mi aveva visto. L'ho visto nell'ombra e non ero sicuro che fosse lui. E magari ho detto, boh, è uno che passa di qua. Dice, vabbè. Ligo, quindi rindico. Senti l'epicità che sale. Senti, c'è Hulk che si sta mangiando due arrosticini in questo preciso momento. Senti. C'è Thor che è con Guido ad aggiustare il martello insieme alla motosega. Ok, manchi tu, Revo. Ci sono. Senti l'epicità, senti che sale. Mamma mia, c'è... Hans Zimmer ci fa una pippa. Che poi chi l'ha suonata sta canzone? Io vorrei capire chi è che ha creato questa... Allora, ricordiamo che PUBG è creato da un povero stronzo, uno solo.
e non credo che lui sia anche un compositore. E se fosse così bravo, molla più BG, mettiti a fare altro. Che ti senti? Oh no, dai, mi aspettavo Bocelli Daredevil. No, no. Che poi sì, va bene per gli Avengers, più o meno. Cioè, insomma, non è ben visto. Sai che invece più che l'ho sentito adesso, ma più che Avengers mi ricorda Mass Effect. Finalità. Ma Avengers è più raccoglie più più capito? Raccoglie più di più. Sì, quello è ovvio, cioè se non raccoglie quello, cioè... tu raccogli e allora raccogliamo quelle... insieme. Esatto. Preghiamo. Cioè, tu semini, io raccolgo. Allora, questa la devo raccontare. Per chi, chi ci guarda di solito giocare a Rocket League, sa che il nostro, non tormentone, però l'ignoranza è sulla chat di Rocket League, ovvero ognuno, quando qualcuno dice mi dispiace, di solito si risponde con nessun problema, ok, mi dispiace, bel tiro, che parata, ok, wow, ecco. No, sabato, bella giocata. Bella giocata. Sabato ero in chiesa. A un certo punto il prete dice alle due coppie che si stavano, alla coppia che si stava sposando: nell'amore l'importante è dire mi dispiace. E nella mia testa, ok, nessun problema. Bel tiro, è parata. Wow, è stato un bel momento di messa. Anche ed, eri anche ed eri il testimone, quindi non potevi ridere. No, non ero testimone, io ero extra. No, la cosa bella, sì, appunto. E tra l'altro questo prete faceva anche l'elettricista, infatti ogni tanto si mette a fare la messa a terra. Comunque, tornando a noi. Allora. Scegliamo una zona. Dai, ma direi Valle del Mar, però dobbiamo buttarci adesso che c'è la strada, che dite? Va bene. Ciao. Via. Non so neanche dove è Valle del Mar. Ah, lì, ok. Appunto. Così male che vada, se non ci arriviamo al volo, abbiamo la possibilità di trovare un altro. 46 3 FPS? Più PG. Dai, caricaci. E quindi niente, mi sono messo a ridere come un coglione da solo in chiesa. Perché immaginavo Revolver vicino a me e Kuma alla mia sinistra, come i miei angeli custodi che dicevano, ok, nessun problema. Che parata, che parata, che parata! La chat è stata disabilitata per 4 secondi. Ma sottoscrivere al canale di The Revolver dopo questa battuta sulla messa a terra. Vai, vai, vai. Sì, sì, troverete tanti di quei video. Sembra no, che dove cazzo sono sceso? O sono un coglione? Dove è andato quell'altro? Pensavo di giocare ancora da solo, scusate. La prima macchina già che sei lì. Non ci credevi neanche tu a questa scusa mentre la stavi dicendo, Phil. Sì, vi ho mandato alla morte. Vabbè, dai, vado a prendere la macchina che c'è qua davanti e lo recupero. Bravo, bravo, fai così. E sono un coglione. Non mi sono mica accorto che non dovevo scendere qua, eh. Vabbè, pare di aver visto una macchina. Vabbè, ma qualcosa troverò anch'io, dai. Stavo parlando, lo streamer a quest'ora è rincoglionito, lo sapete. Però sto trovando tanta roba, in gulo a voi. Vabbè, allora ce ne andiamo. Ti lasciamo lì morire. Com'è vendicativo questo libro? Io sono vendicativo, mortacci tu. Oh, bota, cioè. Figa. Figa se ti vendico, se mi vendico. Figati. Non guarda le mani, guarda i bracci, eh. È un po' un mix questo. Sì, è un mix di diretti. Ah, vabbè, ma tanto stiamo messi tutti nella merda perché dobbiamo andare dall'altra parte del mondo adesso. Ma io sono meno nella merda perché sono più vicino. Ah! Però io non è vero. Non è vero. Beh, più o meno, in linea d'aria. Allora, facciamo una cosa. Abbandoniamo tutto, prendiamo la macchina e ce ne andiamo a Los Leones. Andate, andate. Ma ce l'avete la macchina? Sì. Ah, sì? Facciamo per Schumacherra? Ah, tu non ce l'hai il film? Ma quanto mi dispiace, vabbè, ciao. Tanto devo passare da lui a prenderlo. Oppure no, tu gira prima. Ma dai, io ho chiamato Uber. Però quello di Alto Giovanni Giacomo. Signora... Che faccio? Andiamo a prendere? Ma sì, andiamo a prendere. Ma siete? Solo perché dopo lo possiamo uccidere per prendere il suo loot. Esatto, aspetta che prendo il salto così lo prendo minchia, al volo. Ah, avete da prendere roba. Oh, siete voi? Sì. Allora arrivo. No, siamo noi. Ma merda, aspetta. Strike. Arrivo! Scendi! È successo qualcosa, vero? Andiamo, andiamo, nessun problema, mi dispiace, ok? Dove andate senza di me? Da nessuna parte, perché tanto qua non si esce. Non posso... Secondo me, i sacchetti della monnezza impediscono all'auto di passare avanti.
Perché è fatto bene sto gioco. Ma Nico? Arrivo. Ho preso una pistola. Arrivo. Sparo. Diglielo. Ciao. Guarda che poi non hai più colpi. Vabbè, non è che questa... Quando mi hai mancato? Stealth. Facciamo come i texani. Stavo per fare una battuta un po' più nostrana, ma meglio di no, perché potete mi segnare. Ho sparato. Sto per dire, sparando, ma non ci ha sparato. Sì, perché hanno sentito sparare e allora è partita l'allerta. Si sono inalberati, ragazzi. Loro. Sparare a casa. Gli è apparso il punto interrogativo sulla testa e hanno cominciato a sparare. Di Metal Gear. Pam 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 para. Tam, tam, tam. Dico, un cervello in tre. Maghi. Il mio neurone inizia a essere preso contro quelle persone. Quindi dove ce ne stiamo andando? Perché Los Leones mi sa che è popolatissimo. È abbastanza affamato. Io andrei a giù a vedere. Ci sarà gente. Ma ci sarà gente. Fermiamoci qua. Fermiamoci qua a sinistra. Mamma mia. Mamma mia come saltella sta macchina. Scusate per il calo di frame, ma in macchina funziona così, credo. Ai frame piace cambiare, come si diceva. Diglielo. Oh, guarda lì come esplode tutto. Brucia la città e crolla il grattacielo. Diretto da Michael Bay. Comunque ci fermiamo qua un attimo. Sì, facciamo rifornimenti, anche perché non abbiamo una serie. Ciao, pistop. Biscottino. Biscottino. Sono armato fino ai denti. E attenzione ai miei pugni perché sono letali. Veramente. Prendo l'R45 perché non c'è niente. Io ho sempre la stessa pistola di prima, con più munizioni adesso. Però bravi, siete migliorati. Adesso siamo partiti subito, non abbiamo perso un'ora nelle case. Abbiamo trovato un'auto. Cioè, saremmo stati stupidi. No, di solito quando si trova un'auto dicevo, oh, sì, abbiamo l'auto. E poi però moriamo come stronzi. Finito? Sì. Andiamo. Dove? A sto punto Los Leones. E Los Leones, ne voglio Leones però, perché... Lo so. Qua, nel simbolo arancioncino. Nessun problema. Non ci passerei proprio in mezzo a Los Leones, eh. Vabbè, ci facciamo queste qua. 1, 2, 3, 4. No, cosa vuoi che succeda? Un po' vicini a Los Leones. Io pensavo con l'arancione, in realtà. Siamo con una pistolina e niente. Poi scherzi, guarda che c'è chi c'ha con una pistola e li uccide tutti, anche perché non la usa poi. Stealth, madonna, mi sono schiantato in auto. Tanto loro si prenderanno le case belle, io vado nella cantina qua dello zio Tom. Ah. Niente, il gioco vuole che io giochi con la stessa pistola perché trovo solo quella. Qua c'è un'altra, credo sia uguale identica alla tua. Tu sei... Sarò, sei niente, faccio... Sei l'eletto. Eletto. E l'eletto e mezzo, che faccio? Lascio. Lasci. No, camicia nera. Che fa sempre buono. Tengo la camicia nera, va. Vabbè, io sono già in macchina. Anch'io. Ha già finito. Non giocato nulla. Se vuoi bella. Cioè, la finestra è stata sfondata verso l'esterno e pure i pezzi di vetro sono dentro. Perfetto. Andiamo. Sì, ma scusami, ma da quando si considera che in un gioco debba esserci la fisica? No, non esiste. Non se vuoi la vita vera, vai a sparare alla gente nella vita vera, ok? Che cazzo ho preso? Non lo so, un gatto di pietra, però. Sì. Che bella signora che è lui. Lei. Bella questa live! Ma li avete usati tutti i suoni nuovi? Non credo. C'è una barra. Ah! Lo sapevo. Guarda, lo sapevo come... So che esiste zio Carmine. E lo sapevo. Ancora questo zio. Magari... Ma sì, ma che cazzo c'è? Ma sì, ma nessun problema. Mi dispiace. Ma alla fine ti vedi dove vado io, eh?
Iper! Ma se mette... Oh, sai che mi sta venendo un'idea malsana? Ciao Iper comunque. Mi sta venendo un'idea malsana. Ma se... c'è un'arma da te che... Ma se il suono dei follower... Se il suono dei nuovi follower cambiasse in vaffanculo? Perché alla gente, ricordiamo, non è che io sono impazzito, piace essere mandato a fanculo, da quello che ho capito, perché poi iniziano a donare quando gli insulti. E se io mettessi il vaffanculo ogni volta che qualcuno si iscrive? È rischioso. È rischiosissimo. Beh, molto, però non saprei mai se funziona se non ci provi. Certo. Buongiornissimo, Iper, come va? Approvato, certo, tu il follow l'hai già messo, che te ne frega a te. Ma non c'è niente, andiamo. Nella stalla ci avete già guardato. Che laggata. Ok. Adesso sto giro guido io, guarda. Lag del pilone. Ho fatto fin troppi danni. Dico, non mi fido di te. Io ricordo che io sono Fast and Furious. Fast, Feels and Furious. Senti... Team Diesel. Come un rail. Ci metto un... gonorrea però è più... Gonorrea. Lo chiamano gonorrea. Adesso vi faccio viaggiare io, vi faccio viaggiare. Comunque ricordo che facciamo un po' di PUBG e poi magari ci spostiamo pure su Overwatch. Quindi ve lo dico, se schifo vi fa... Dai, ci siamo. Pronti tutti? Sì, vai. Vado a mettere tutta la ferma in macchina. Vuoi vedere un trucchetto? Guido e ti guardo, Ligo. Ah! Ma... andiamo avanti, sì, stiamo passando per una zona che non dovevo. Che non volevi fare lo sleo. Tutto calcolato. Calcolato, mi dispiace, bel tiro. E nessun problema, più o meno. Adesso... chinate la testa. Dove... Hai presente Baghdad? Hai presente Baghdad? Io mi chiamo Baghdad, via! Merda! Ma qualcuno mi vede come sono messo... La caprera perfetta, Doc. Mi vedo attraverso il tettuccio, mi sono un poco buggato. Posso dire che la caprera era perfetta perché l'ha lanciata mentre stavamo volando via, quindi sembra che questo qualcuno di voi gridasse. Questo è il modo in cui finimmo in ospedale. Ma se lancio una granata in macchina, secondo voi, fisica, se lancio una granata in macchina, esplode in macchina o fuori? Avete presente la baricità car? Ecco. Proviamo! Possiamo provare, esatto. Ma che cavolo, ho fatto di tutto, ma prendo che cosa? Vabbè. Hai preso un fosso! Un fosso! Però non abbiamo più troppa benzina. Non importa, dove andiamo noi? Non serve la benzina. Pa pa pa. Stiamo un fuoco da solo. Pa pa pa. Boh, fermo. D'altra parte. Hai visto che non serviva la benzina. Oh, vada! Mi è volata giù la macchina addosso. Pensavo fosse più grande questa cosa. Lo sai che non abbiamo nulla? Lo sapete che non abbiamo loot per... Non abbiamo proprio nulla. Ma questa perché è una mappa di merda. Questa è la stessa zona in cui ho detto questa è una zona bella. E poi qua mi hanno sparato. Revolver. È la stessa casa. No. Mi fido, no, il problema non è questo. Il problema è che sembra la stessa casa, ma non lo è. E tutte le case sono fatte uguali. Sì, ma ho avuto un flash quando sono entrato. Perché quella volta lì non avevo guardato le scale. A sto giro le ho guardate subito. Ho avuto un flash, è stato un... Non c'è un caso. Ragazzi, sono tutte aperte queste case. Bene. Vabbè. Cioè, per come siamo messi, se ci sputano in faccia moriamo. Non ho il dono della preveggenza. Più o meno. Ho previsto che moriremo, però. Non... Allora. Cioè, è vero? Anche non ripeto. Puoi arrivare 36esimo. C'è una veste al 2 qui, Vabbè, guarda. Sono vesti. Sul cassone. Ah, sul cassone. Esatto. Che cosa? Bastardo! Ma la... La cassola. Vorrei fare così, arrivo che non ho colpi, anche perché ho solo quest'arma. No, non c'è niente. Ma guarda come la stiamo giocando male. No, ragazzi. Ma arriveremo prima di così. Siamo messi benissimo. Porca miseria. Diciamo che i due boost che troveremo non basteranno per tutti, quindi io ho 20 bende, mi serviranno.
Me ne dai una almeno? No. Caga. Ma quindi che dobbiamo fare? Cioè, ce ne andiamo... Io sto andando a... Niente. In pala? Andiamo a piedi, però. Andiamo a piedi. A piedi? Addirittura. Andiamo a Los Leones. Ci ritorniamo. Tutto sto casino per niente, ma andiamo a Los Leones, scusa. E dove vuoi andare? Che, e che gli vuoi dire a Los Leones? A Los Leones? Andiamo a Los Leones. Vaffanculo. Per una frazione di secondo ho visto Ligo camminare sul nulla. E comunque vaffanculo di Masini è uno dei pezzi più belli della musica italiana. Diglielo. No, lo prendiamo dico. Anche la macchina? No. Questa è una gitarella turistica. Siamo armati di... Minchia! Calasso, di nulla. Che bel posto che abbiamo scelto per la gita. Ma un giorno tutto questo sarà tuo. E ci piscerò sopra. Cheat. Cheat. Aia. Aia. Sono scivolato. Io vado palazzo. Me ne frega cazzo. Oh, oh, oh. Ma che è sto sti micro... porta aperta. Che sto sti micro lag. Un palazzone. Che è porta aperta. Oh, oh. Madonna mia. Da 48 a 1. È tutto lottato, eh. No. Qua no. C'è un VSS ma senza munizioni. È tutto sporco di loot. C'è un carro qui. Boh, voi siete a posto Figured. Con le armi? Ve le lascio. No. Vabbè. E che ha 9 mm? Tutti avete almeno due armi? Io ho 15-9 mm. Io ne ho una di arma. Fortissima. C'è un VSS se vuoi per i 9 mm. Sto prendendo film, non so se... No, ma io sto bene così. Guarda. Ma ce l'hai 9 mm? Ho trovato un micro Uzi. Qua. Ho trovato un micro Uzi. Qua, film. No, perché mi serve... Cioè, io non ho una seconda... cos'è questo? M16, va bene. 5.56 che non c'è, porca! Ce l'ho io, vieni qua. Aspetta che qua cosa c'è di bello? Anzi, te le mollo tutte, guarda. Prendo il No, prendo io VSS, prendo i 9 mm e ti mollo le 5.56 per... Va bene. Mi sento di un povero. Allora ti do le 9 mm, aspetti. Prendi il mio M16 che c'ha anche il coprifiamma. Vi lascio dei 9 mm qua. Un bellissimo car anche qua. Lasciato così. Vi serve il car? No, io l'ho già preso. Merda, non cazzo. Non finirà bene tutto ciò, lo sapete? Sì. Poi non è mai finito bene. Ma sto giro proprio di merda. Ok. Nessun problema? Un po' mi dispiace. Ma okay. Intanto già per il fatto che non troviamo boost dovrebbe lasciar presagire il tutto. Io ce li ho i boost. Ne ho uno. E usalo, almeno tira fulli. Ah, già. Scappo che ho un po' da fare, a pomeriggio. Ah, aspetta, non lo so se faccio la live oggi pomeriggio. Comunque, in caso, a pomeriggio. Ciao, Iper. Vi ricordo che Iper è uno streamer e quindi marchetta, se lo scrivessi bene meglio, per Iper. Io ragazzi ho il car trattino basso e bam, marchettona per lui. Io ragazzi ho il car ma non ho colpi per il car. Eccellente. Qua hai già visto tutto più o meno. Io sto andando che... io volo tanto. Sì. Andiamo. Qui c'è un M4 con 60 munizioni. Madonna, che M16 M16. Mi hai fatto cacare in mano. Qua c'è un po' di 556 per chi li volesse. S12K calibro. Vabbè, io prendo il 556 e poi lo do qualcuno. Forza. Prendi. Per Foggia. Ok. Quindi, come si restringe il tutto qua. Raga, siamo alle battute finali. Un medikit. E non abbiamo un cazzo. Io non ho una... Un cazzo più vero. Insomma, non è che proprio sono messo benissimo. A me più che altro servono munizioni adesso. Tipo? 7,62. Che famo, raga? Dobbiamo iniziare a muoverci e andare un po' più nel... Sopra la... Qui. Dove vi ho messo noi. Io. Vuoi andare lì direttamente? Sì, si chiuderà va lì. Bene.
Va bene, per me sì. Attraversare, quando si attraversa la strada si guarda, perché potrebbe capitare che una mucca vi investi. Okay. Intanto il bot ci dice dove trovarmi. Beh, intanto invia, no, non lo dico. Poi Facebook, Telegram, Telegram aperto e YouTube. Fermo Phil, fermo, ti do delle munizze. Quali? 5,56. Va bene, le apprezzo. Vesti al 2. Questo lo prendo io però, sì, caricato infatti, lo perché non ho ancora capito perché non me ne ero liberato. Perché mi serve a me, per il Thompson. Ah. Con la voglia di gridare al mondo. La lattuga è fresca. Saremo un po' separati, che dite? Ma abbiamo vinto l'ultima volta, siamo arrivati primi quando eravamo separati. Quindi io e Ligo che siamo bravi andiamo insieme. Preso sul Lio, che è sul Ligo. La montagna è più ripida delle cose ripide. Guarda qua che bella zona. La montagna, questa qua, montagna è tutta franabile. Se si chiude qua e noi siamo già qua, possiamo avere la possibilità di non essere più qua, ma essere un po' più al di là. Quello è poco ma sicuro. Guarda, guarda la roccia che non è completa. Guardala. PUBG, io ti adoro, guarda che bello. Guarda, guarda, guarda che bello. Qua sai che camperate. Che bello, questi difetti. Guarda, 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 Ligo. Ammira la poesia di questo gioco, ammira. Non posso entrare, mi sto anche buggando dentro. Siamo un poco distanti, veramente. Adesso ho gridato. Leggermente. Voi mi avete sentito, ma la Twitch no. Che giustamente questa settimana sarà la settimana in cui io devo ripetere ogni volta che non posso parlare. Quindi però bello qui non santo, è che possiamo fare chissà che, No, tu hai deciso di venire qua, è colpa tua adesso, Adesso io sono il capitano, quando voglio io. È tua responsabilità. Madonna mia, come l'ho strisciato. E più che altro va bene il Ligo di Isa Fungo. La lattuga. Ciao Isa. Ma Isa perché ti chiami Isabella o perché ti chiami Isabello? Potrebbe chiamarsi Isabello. Noi non lo sappiamo. O Isabello. No, è Isa, quindi è Isabello. Dio. Magari. No, io qua cado male. Ok. Sì. Lì cadi un po' male. Vediamo come si chiude. Va, vediamo come si chiude. Io mi nascondo nell'ombra come Batman. Oh, Isaia, è vero, Carla. Hai cambiato il mondo. Tranquilli, ho le bende. Ho visto la tua vita calare. Ah, chi aveva ragione? Non io perché siamo fuori. Chi aveva ragione? Beh, è tutto fatto. Dobbiamo passare. Tirami il lupo sopra. Dobbiamo. No, oh, si torna a Los Meconiones. Per forza. E questa volta non ci arriveremo in terra. Questa volta non ci arriveremo e punto. Isabella, quale genitore metterebbe il nome Isabello? Beh, occhio che c'è gente lì davanti. Dove lì davanti? No, contestualizza lì davanti! 310. Scusa, hai ragione, nessun problema. Ok, mi dispiace. Vabbè, ma le laggate. Io sono dietro una cunetta, mi sto proteggendo così. Sto arrivando. Ok. Sono a nord, tra 50, tra 40. Oh, eri in culo. Il problema è che sono ovunque. Ci sono persone da nord a ovest, come minimo. Tira fuori la cavesa. Ma questo è un fucile a pompa, è vero. Ma l'S12 ci sta aiutando. Ogni volta si sbaglia con l'S12, penso chissà che cosa. Adesso tieni un first aid. Meglio. Vedo gente a 3.35 in fondo. 3.35. Non li prenderemo mai. Dove sono le 3.35? 3.35 qua. Aspetta, che qua. Io sto anche qua, guarda. Tanto non ho. Dov'è? Tira fuori la cabeza. 3.30, Phil. C'è l'ora. Ma vi leggo, scusate. Allora, hai ben due signorine in chat, una cosa che capita di rado. Sì, infatti, sono già uno che ha più signorine in chat di altri.
Comunque Isabello faceva ridere come nome, perché in inglese viene Isacul. Come? Dai, io sto andando dagli altri. Sì, io sto andando a pigliare. Pigliatelo! Pigliatelo, pigliatelo. Porco però due. Ce n'è uno a tua destra sopra la collina. Lì? Sì, lo sta guardando l'ore. Come stai, Isa? Mi hanno ancora sparato. Ah. Lo sparo arrivava da 3.40, 3.35, sempre lì. Non lo so, sono le 11.52. Adesso facciamo i seri, sennò la gente poi scappa perché non stiamo giocando da pro. Allora, con quali armi poi dovremmo giocare da pro? Cristina D'Avena in concerto. Ma lì c'è stato un massacro. No, non è vero. Sì, è vero. No, non è vero. Aspetta. No, non è vero. Sarebbe piaciuto. Sono sopra di me. Sì. Minchia, ma tu sei laggiù. Chi sta facendo la gangbang alla No, non c'è nessuno sopra di te. Ah, sì, sì, lo vedo, lo vedo. Lo vedo, lo vedo. Sparagli. Sparagli. L'ho ucciso. Grande! Boom, l'ho ucciso col carro. Boom, bitch, get out of the way, bitch. Boh, ma mi avete salvato allora la vita. Ragazzi, io sto qua. Non mi vede nessuno. Madonna. Siamo... Madonna. Siamo dentro. No, no. Non so se ho già detto Madonna. Siamo dentro con niente. Ma io sono morto. Come sei morto? Sono morto perché ce l'ho dietro. Non ce l'ho a... non lo dico io. A est. Ce l'ho a est rispetto a me. C'è dietro il culo, ce l'ho. Ecco, aia. Merda. Tu guarda. Est. Est. Qualcuno lo vede? Sì. Passare no sulla collinetta. Le vado io a 125. Merda, sono merda, in due. Merda, sali su. Porca miseria. T'han visto. Ah, lo vedo. Bersaglio mobile. Salto. Ok. Ah, sono un pro. Oh, cazzo. Qui faccio vedere, sgamare poi revolver. Aspetta. Con la voglia di gridare al mondo. Appostatissimo. 125 gradi. Scappa, scappa. Vado! Dove? Occhio, è dietro di noi, non so dove. Destra. Ah, è qua. Occhio, occhio, occhio dietro di noi. Occhio revolver, sono in due, sono in due revolver. Io non ho cato. Ah, ok, niente, allora. Voodoo, salvaci tu adesso. Tutta tua, Voodoo. Allora, come cazzo stai mirando con quel fucile? Porca miseria. Ma come miri? Com'è possibile? Sì, anche tu stai vedendo che sta sparando in aria, vero? Ah, okay, si è aggiustato. Un po' malatticcia, però si va avanti. No, vabbè, dai. Cavolo. Non sparare per nessun motivo, solo. Ma questo è il periodo gennaio-febbraio, il periodo più di merda per... Io vedevo gente di là, se io non vedo loro, loro non vedono me. Allora, metti le mani davanti, sono invisibile. Davanti agli occhi. Allora, è un po' brutta come immagine, però, da vedere. Mamma mia, che carneficina. Ma stavamo andando bene. Ma io posso andare io, loro? Sì. Però non ho. Con un carro. Ah, ok. Quando? Aspetta. Sì, ecco, intanto sopra, revolver. Destra. No, ma cosa stai mirando? Adesso col carro. Bravo, revolver, grazie. Dove lo trovi un moderatore così? Sei una persona moderata, effettivamente. Ora si chiude e... Occhio. Si uccidono fra di loro. Voodoo, mentre loro sono distratti, scappa! Non può, se lo vede quello sopra, se si muove. Modalità verme. Proprio lui. Prima o poi dovrei scappare, Lore. No, lui rimarrà fermo, anche se si muove la barriera. Anche loro stanno scappando. Senti, io qua sopra. È qua sopra. Metti HPM e alzati un attimo. Iolo, senza mirare. Senza paura. Ma non riesco a salirci, il punto è quello. Ci ho già provato. Passaci. Mi sa che è dietro, Dove? Era quell'altro sull'altra parte, dall'altra parte. Dove è una domanda perfetta, visto che questo gioco ancora non ti dice da dove ti sparano, capisci? La realtà, quando ti sparano a te, tu sai da dove ti arriva il colpo? No, perché sei già morto. Se un proiettile mi arriva sul braccio destro da destra, so che mi sparano da destra, per no, Dio. Perché tu hai visto quel film dove il proiettile poi fa la curvatura, perché in base a come ha lanciato quella pistola, com'è che si chiamava? Wanted? Allora,
Io non so come rispondere a questo. È bravo, perché sei ignorante. Perché non hai mai sparato a una persona. Non sai cosa vuol dire. Scusate, questa cosa non dovevate sapere. Andiamo avanti. Sto scherzando, ovviamente. Non ho mai sparato a nessuno, se non sulla Croce Rossa. Allora, perché non ti vedo? È strano. Anch'io vedo che tu non mi vedi. Per cui lascio un attimo il team. Ok. Dovrebbe raggiungere l'indicatore di panico, sì. Anche allacciare il cinturino di sicurezza. No, però è vero, dovrebbero mettere, come è stato detto tante volte, almeno il sangue nell'interfaccia. Ti indica da dove ti sparano. Da dove ti sparano, esatto. Ragazzi, un feedback visivo quando ti sparano è una cosa che hanno tutti gli FPS, ma stiamo scherzando. C'è la Fortnite. Ce l'ha Fortnite, che è gratuito. Per dire. Comunque siamo in team film, non so perché. Vabbè, non... allora io vado e tocco io poi. Dai. No, è vero, avendocelo già Fortnite, effettivamente uno dice, vabbè, ma questa cosa pigliala da Fortnite, ha preso tutto il resto da te quel gioco lì. Cioè, almeno, no? Sì, ma la cosa tragica è che non è che la deve prendere per forza la Fortnite, è una cosa che hanno tutti gli shooter. Sì, sì, è la base. Lo so, però faceva ridere la battuta anche della lasciata le cinture, perché l'indicatore di panico nell'aereo è... non c'è. Quindi... però poi ti arrivano gli squali in faccia. Ho visto Sharknado 2, devo guardare il 3, ve lo dico già. Sto parlando di aerei, panico e squali. Che... certo. Perché di nuovo qua? Vale. Ragazzi, se vediamo film, è finita cosa fa? Saltiamo da una parte all'altra della mappa. No, sono io che sono scemo, Isa. Sono io. Sono io che sono cretino, perché devo portare avanti una live nell'ignoranza. Però vedi che nell'ignoranza arriviamo. Allora, Madonna! Ma chi sei tu? Ma sei Biascica di Boris, o sei? Ok. Allora, io direi... quindi dovete seguire me, quello che dico io. Cioè, subito metti che segui. Va bene. O lì tipo qua. Scendi qua. Ligo aiuti sempre. In mare potrebbe starci. Allora, se optassimo per il pozzo a sto giro, che dite? Io ascolto sempre revolver. Fai malissimo, però andiamo lo stesso al pozzo. Tu ascolti sempre revolver, ma poi finisci per paracontarti da un'altra parte. Avete ascoltato me, sì, e siamo arrivati quasi alla fine prima, comunque, non vorrei dirvelo. Ma che vuoi andare di là? Non andiamo da il Chavo lì, come si chiamava? Il Paso, lo Sleones, non c'era neanche L in realtà, ho sbagliato io. Dobbiamo aprirlo molto. Nup, Doc, nessun problema. Mi dispiace. Cioè, guarda come siamo allineati, aprite la mappa. Cioè, è meraviglioso, è poetico. Io ho aperto il paracadute. Perché siamo gli Avenger, con la musica degli Avenger siamo diventati gli Avenger anche noi adesso. Io c'ho una squadra sotto di me, praticamente. Revolver, ce n'è una che va sotto le case di sotto. Io tanto laggiù dove avete messo non ci arrivo, quindi merda. Qua c'è che cos'è laggiù? La festa patronale di Los Leones. Allora, vabbè, cioè, ritirata. Houston, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, una decina di problemi. Troppa gente, sicuramente. Perciò cerchiamo di procedere oltre. Cristo. No, non so cosa fare, non so cosa fare. Merda, aiuto. Ecco, te pareva film che combatte contro un'auto. Oddio, c'è di tutto qui. E niente, ci tocca correre. E c'è altra gente dietro di noi, davanti a noi. C'è gente ovunque. Corri, revolver, corri. Che del merda. Mi nascondo dietro l'utrattore. Andiamo. Però è stato meno scemo. Se n'è andato via. Parlo da dietro. Dietro le balle di fieno, che sono solide queste. Questa partita è partita male. Ma stai ancora combattendo contro l'auto? No, l'auto si è andata male. Urca! Bill! Lo sento! Bill, lo sento! Lo so! Shhh! Ma da dove? Stealth! Corro! Stealth! Sono ovunque, non so dove andare! Io vado in fabbrica. Aia! Fabbricalo. Madonna, fabbricalo. Ce n'ho uno proprio dietro. Dio, sono ovunque! Nel senso dietro. Come dietro? C'è uno dietro che ci sta seguendo.
Ah, vabbè, in quel senso, ma quello tanto spara a me. Raga, sto uscendo da una situazione incredibile. Ma è disarmato. Raga, sto uscendo da una situazione incredibile. Ne ho lisciati 10. Wow, auto, c'è di tutto qui. Ma vi raggiungerò. Sono senza armi, ma ce la farò. Vai, corri. Mamma mia. No, c'è troppa gente. C'è troppa gente in auto, perché questi sono venuti in auto. Ragazzi, in chat un suono per questa proata. Sono riuscito a schivare un tizio che mi stava cercando nel fienile. Sto arrivando, revolver. Madonna, come mi sono salvato? Cioè, almeno questo un follower me lo aspetto, eh. Uno nuovo, però. Non uno nuovo. Toglielo, rimetto. Dopo per toglierlo. Per il momento come stiamo messi? Merda, non ho niente. Okay. Allora, mi tolgo le scarpe. Vivo. Guarda, no, così no, cioè, mi riferivo vivi o morti, ecco. No, sono vivo. Posso solo che sopravvivere così, no, questo... Merda, no, aspetta. Winchester. Raf. Alfuccio. Guarda, dopo questa provata posso... Sono San Francesco, mi libero dei miei capi perché sono miracolato. Centro a moto, ok, lo vedo. Oh, ma... Cioè, questa zona era irraggiungibile, ci sono arrivati tutti perché tutti hanno trovato un veicolo. Ma stiamo scherzando. Ma di che stiamo a parlare? Della nostra sfiga. Amici, sono vivo! Amici, sono vivo! E sti cazzi! Deglielo! Amici, ma sono sopravvissuto all'inferno! Dopo dovete andare a riguardare quel pezzo della live. Dopo vi faccio vedere a cosa sono sopravvissuto. Voi fate gli splendidi, ma io sono senza armi e sono qui, vivo, per voi. Perfetto, eravamo tutti in quella situazione. A me mi sparavano addosso prima. Sì, ma tu non hai capito. Tu non hai proprio capito cosa ho fatto. Mi stai dando dello stupido, che non ho capito, scusami. Sì. Ok. Nessun problema. Era giusto per capire. Ormai proprio subito, bam, così, pam, pam, pam. Quindi giustamente io non ho solo un bomberino addosso. Revo, girati, Revo. Io ho fatto una casa completa a 3 piani. Revo, girati, Revo. Ciao. Stai lontano da me. Mamma mia, ma cosa ho combinato? Ora però mi servirebbe un'arma, ora che mi sono salvato. Occhio però che sicuramente li avremo tutti dietro fra un po', eh. Io sono vicino dove c'è uno. Qui c'è un Tommy Gun con 9 mm. Che bello. Ora sì che mi sento realizzato. Sì, qua ce n'è uno. Sì, ma c'è qualcuno qua. Cosa ti lancio? Una tannica di benzina in testa? Non lo so. Se vuoi. Io vedo questa arena bellissima. Come un vero gladiatore. Non per dire, ma siamo in safe. Certo che siamo in safe. Il mio capitano calculato. Ha sempre ragione. Bella quella. Dai, Phil, tu Phil, corri, fai da esca. L'ho già fatto. Guarda come si ecco, spara. Ecco. Sparatevi, io vado a cercare roba. No, sparano a me, il punto è quello. Ma io tanto comunque non potrei salvarti, quindi preferisco andare a cercare roba. Sono Daryl. No, non è vero. È qua da me, Però lui trova l'M4 e mi mette in pompa. Lo sapevo. Cioè, insomma, siamo circondati come al nostro solito. Mi state dicendo questo. Dove si trova? Quello lì. Ce l'ha davanti a lui. Sta fissando. Sì, lì davanti a destra. Ancora a destra. Fanculo. Che mira. Che hai, porca. Forse non avrei dovuto prendere il pulmino per investire. Dai! Ma cos'era questa storia qua? Porca puttana. Sta facendo questo tizio? No, sta andando vabbè. Credo che sia il momento di dirlo. Sono io, eh. Ora c'è uno al camion, c'è molto più. C'è l'icona con la morte. Lo so, ma io sto cercando le scale per salire. È qua, da me.
Sotto di me ci sono le scale. Che palle, che palle, non ho... Ho fatto qualsiasi cosa e poi vado... È un per 4? No, oh, no, c'è, tanto c'è un vector, quindi siamo morti a priori. Tanto salutiamo un po' la gente che è in chat, dai, allora, vediamo un po', che ci siete, siete in 9, 10, più o meno, allora. Vabbè, intanto salutiamo Carletta che sta studiando, ma ci sta osservando da laggiù. Revolver è con noi. Salutiamo Alan, Naspi, Ligo, e poi... Non me li segna più. No, c'era un sacco di altra gente prima. C'era Isa, saluto Isa. C'era Pugby prima. Ciao, Pug. C'era un po' di gente, non me li segna più. Ah, eccolo, Pugby, ciao, Pug. B. E Frau, aspetta, Franco, ciao Franco. No, mi piace ogni tanto salutarvi anche se state solo guardando. E c'è anche Doc, quindi ciao Doc, ovviamente. Perché non me li segna Doc? Non mi segna il tuo nome Doc? Tentiamo nel palazzo 280, così moriamo fast e ne facciamo un'altra. Sì. Sì. Non andiamo proprio YOLO, però andiamo dove possiamo morire. Passiamo da questa casetta. Non me li segno, vabbè. Che palle. Perché è riavviato? Ah, perché si è arrivato. Si è disconnesso l'ora? Sì, l'ho chiuso. Adesso arriva. Hai fatto una clip? Ah, non l'avevo visto. Come si chiama il titolo? Minchia, i titoli di Twitch, però. Obese di Nifid Bad Girl. Vediamo un po' cosa hai combinato. Metal Gear. Grande! Quella. Papapapara. Bella, bella. Andate a vedere tutti poi la clip che ha messo Doc in chat. È stata una scena che, ragazzi, eh. Però io vorrei giocare un po' anche a Pochinki, se il gioco ci farebbe questo piacere, se il gioco ci farebbe questo piacere, a me mi piacerebbe un po' di più, ma però non va bene, ok? Oh. Vuoi dei 762? Tanto vediamo un po' cosa fa. Tanto non potrei metterli da nessuna parte. La stessa cosa, praticamente. Qui c'è un auto per... Con la voglia di gridare al mondo, vaffanculo! Prossimo a casa, prossimo un palazzo, revolver qua non ci sì. O forse sì. Dai, vai, 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 andiamo al prossimo palazzo. Madò, questi cali? Chiedo venia per i cali di merda che più BG ci regala ogni volta. Vector stramoddato e sono sicuro che anche così non serve a niente. Non gira così male adesso. Vabbè. Cioè, qua c'è un muro invisibile, non è che ti blocca, c'è proprio un muro visibile. Guarda un attimo, revolver. Sento passi da fuori. Guarda, cioè... Non è che non puoi passare, c'è un muro invisibile. Bene, quindi ci sono scale che non possiamo usare? Sì. Ma dove andiamo noi non servono scale. Ho sentito passi, Dove? Da fuori. La situazione si fa palpabile, raga. Si palpa. Oh. Senti. Adesso però è salito da qualche parte, perché i passi non sono più quelli di prima. Allora, O è salito in un palazzo, oppure non ne ho idea. Comunque ci dobbiamo muovere. Già sta zona non è più agibile. Allora? ma qua per uscire o prendi... Ah, c'è una porta lì, dai, prendi. E io direi di andare proprio sgravi.
Sì, è qua. C'è qualcuno qua sopra. Qui c'è una bestia al 2. Qui c'è un Certo. boost. Sì, lo sento. Dove si salta? Qua. Accucciato, Aspetta che ti raggiungo. con calma, non correre. E già che abbiamo aperto la porta, mi sa che ci hanno sentito. Sì, concordo. Domanda Fate il conto alla è questo. rovescia. Sa che è ancora su, è ancora più su. È sceso? No, si Secondo stanno sparando tra di loro. me. È su. Stanno avendo culo, Carla. È su. Sì, sta sopra. Ho È su. detto che è più su. E poi lo sento sparare da 200, eh. È il piano più alto, secondo me, lui. Si tenta di andare sempre più in su. Sento correre qualcuno. Tenete Sì, control, quando camminate tenete control. lo stiamo facendo, ma mi sa che è sul tetto lui. Sento. Tu stai accucciato il revolver, lì sto sopra così sparo oltre la sua spalla. Ma mi sa che è oltre. Sì. La scalante incendio. Bisogna prenderla. Dammi quei cocchi, così mi sbriggiolo con i miei super No, sta scendendo lui pettorali. la scalante incendio. Crunch, crunch. Momento Sta perfetto scendendo proprio. lui. Cristo, è qua davanti. Sì, Pensa all'infarto che si è preso lui, però. Merda, granata, Lico, sei sono morto. morto. Revolver sicuro. Come? L'ho evitato, mi sono messo Sì, ma dietro. non ha senso. Perché sto gioco è fatto bene, lo so. Lo so che non ha senso. Diglielo a lui. Andiamo schiacciato. Stavolta sono morto perché quella non la evito. Che morte brutta. Quante ne ha? Tanto siete morti comunque perché la safe si sta chiudendo. È stato un Non piacere. importa, lui verrà con me. Esatto. Occhio che mi sa che gira da destra. Girati, Ligo. Porca troia. Ma tanto sono morti loro. Gli hai fatto perdere tempo per farli morire male. No, Adesso ce la lootano fanno. pure, giusto? Lootano, lootano. Sì, Ce lootano, lootano. la fanno. Hanno tutto il tempo. Vabbè, dai, va bene così. Allora, Io però ne... mi sa che vi devo abbandonare, sai. Esatto, essendo le 12 e un quarto. Allora, facciamo così. Tanto alle 12 e mezza avrei chiuso, quindi... Aspetta, cambio di schermata. Carbio di scarpiata. Ok. Io direi, tanto appunto, alle 12 e mezza avrei chiuso. Io, se non vi dispiace, vediamo se c'è qualcuno da ostare. C'è tutto di detto. No. Vabbè, allora, io vi rinnovo l'invito a forse oggi pomeriggio, ma se volete sapere se oggi pomeriggio vado o no in live, io vi lascio il mio Telegram aperto. Oh, grazie, Revolver. E info. Vediamo se lo fa. E anche il Telegram info, perché anche di là io scrivo quando vado in live, quando non vado in live. Forse oggi non andrò in live, ma nel dubbio ci proviamo domani mattina. Quindi domani mattina o PUBG o Overwatch. E in caso oggi pomeriggio faremo Tekken, Rocket League e vediamo. Dobbiamo fare Oddio, Wolfenstein ogni volta, The New Order. Dovremmo riuscire a farlo in questi giorni. Detto questo, io vi saluto. Ci vediamo oggi pomeriggio o domani, sempre qua, sempre su Films So Live. Alla prossima. Ciao belli!